Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con The Division. Allora, riprendiamo il nostro protagonista. Come vedete ho cambiato il cappellino, ne ho messo uno estremamente sportiveggiante. Un'altra cosa che ho fatto, adesso vi faccio vedere, è stata quella di sbloccare tutti gli avamposti, diciamo i punti di rientro, queste casupole qui in giro per la mappa. Quindi me ne sono andato anche da quest'altro lato per sbloccarli tutti quanti, in modo tale che ci possiamo spostare più velocemente. Questa è una zona che ha un livello, diciamo, dei nemici e quindi di difficoltà molto alto. Quindi per sbloccare questi qui ho avuto un bel po' di difficoltà, perché nonostante la mia idea era quella appunto di andare da una casetta all'altra correndo, però comunque in generale in queste zone potete trovare sempre dei nemici per strada, che se vi vedono, soprattutto in questa zona livello 28-30, vi spezzano le gengive, soprattutto perché io sono di livello adesso 17, in realtà quando sono partito di livello 16, perché poi mi sono anche fatto qualche compito di questi qui, quelli incontro. Adesso vorrei farmi comunque qualche altra missione, magari quelle che si trovano qui nei paraggi, in modo tale che eventualmente accumuliamo un po' di esperienza. Siamo in questa zona a livello 16-18 e possiamo beccare questa qui, che dite, ci dà ben 33.008 di esperienza. Progetto M44 da caccia, non sarebbe okay, neanche male. Agente, ho una piccola richiesta speciale per te. Stiamo finendo le scorte di filtri UV. Hai presente? Quelli che uccidono il virus alle nostre stazioni di controllo. La buona notizia è che ne abbiamo trovati altri tre. Devi solo recuperarli. No, momento, voglio recuperare anche un po' di rifornimenti, perché effettivamente se partiamo così ci spezzano le gengive. Quindi, come detto, mi hanno veramente massacrato andando lì, perché bastava un colpo e morivo. Mi one-shottavano malamente. Lì ci dovrebbe essere un cellulare, vediamo se riusciamo a raccattarlo. Però mi sono portato avanti sotto questo aspetto in modo tale da averli tutti sbloccati. Dovrebbe essere qui, ah, eccolo qui. Non dobbiamo essere felici, ma dobbiamo farlo. Qualcuno abbastanza grande tra voi si ricorderà dell'esercitazione Inverno Nero, in cui i federali provarono a simulare una situazione del genere. Alla fine avevano previsto tutto abbastanza accuratamente. È da lì che è nata la direttiva 51 e ora ce la dobbiamo tenere. Perfetto, proseguiamo cercando di non farci del male. Cerca i filtri UV rubati. Allora, momento, perché qui ci sono dei nemici. Per quanto riguarda l'equipaggiamento non ho fatto particolari modifiche. Allora, aspettate che uso comunque questo per... Ecco, c'è un cecchino lì, quindi ci ha beccato, mi sa. Dicevo, non so se ho modificato qualcosa dal punto di vista dell'armamentario. Credo di no, però. Ah, è anche to... Aia. Ok. Vi faccio vedere, perché magari ho cambiato qualcosa. In realtà qualcosina sì, più che altro per questi qui che ho trovato qualche oggetto in più. Un'altra cosa, in quei rifugi che si trovano un po' più in zone più pericolose, i venditori vendono oggetti veramente molto interessanti. Avevo trovato delle corazze, alcune armi in viola, però erano per il livello 16-17, quindi... E costavano ben 20.000 crediti, quindi onestamente ho detto vabbè, facciamo che aspetto ancora un pochino, perché non voglio spendere tutti i soldi che abbiamo per un'arma dove poi magari ne troviamo un'altra migliore più avanti. Ma dove li trovo sti filtri, scusate? Neutralizza i rinforzi. Aspettate, i rinforzi stanno qui. Fammi una cosa del genere. Se prima hanno fatto il culo. Allora, prima stiamo attenti al cecchino. Morendo malamente. Per quanto vuole nascondersi.
stare molto attenti. Cecchino là sotto. Guarda sto bastardo. Non sei certo il primo che ammazzo. Quello fare è pericoloso. Cerchiamo di eliminare almeno questi qua che... Ok. Peccato, maledetto. Merda. Che bastardo. Cazzo. Perché questi rinforzati sono anche piuttosto forti, quindi è un po' complicatuccio eliminarli senza farsi del male. Ok. E questa è fatta. Vediamo ci avevano di interessante. Vabbè, noi prendiamo tutto perché, come detto, anche smontando questi oggetti è utile. Dopodiché, ok agente, ho una piccola richiesta speciale per te. Stiamo finendo le scorte di filtri UV. Hai presente quelli che uccidono il virus alle nostre stazioni di controllo? La buona notizia è che ne abbiamo trovati altri 3. Devi solo recuperarli. Diamo una bibita, va. Questi ci danno sempre dei vestiti. Merda, cosa succede? Dov'è il giovane? Sì, prima dicevo, per difendere quella zona sono morto malamente. Aspetta che qui ci sarebbero degli attrezzi, quindi strumenti. E recuperiamo, visto che poi, scoprendo questi progetti, possiamo approfittare per farci qualche arma utile. Preferisco magari utilizzare i progetti piuttosto che acquistarle, perché le migliori costano veramente tanto. Dobbiamo andare su. Sì, sono un po' labirintiche queste zone. Sale da qua? Sì. Neutralizza i nemici sul tetto, ci proviamo. Aspetta, ce ne sono altri in arrivo. Ok, qui sopra c'è un cecchino. Anche di là ce ne stanno. Ok. Siamo attenti a quello lì. Questi viola sono più cazzuti, quindi. Dai, affacciati, giovine. Non mi faccia perdere tempo. Attenti, cercherò di scappare. Non è vero. Diamo un po' di appostamento. Guarda il maledetto. Ci dobbiamo mettere in mostra purtroppo, perché sennò questo bastardo non esce. Figlio di troia. Spostati cazzo. Qua. Ta testolina fuori. Allora, momento, perché... Ecco, devo usare un medico. Ce n'era un altro qui sopra, eccolo lì, che è anche un cecchino, quindi... Almeno non è viola. I viola sono un po' tosti da abbattere. Vediamo che ci hanno lasciato qua. Vabbè, lo prendiamo comunque. Lì non so se riusciamo ad arrivarci, forse sì. Aspetta, c'era qualcosa qua. Occhio a questo ticchettio, che sono di solito le bombe che hanno piazzato. Quindi
bisogna stare un po' attenti. Ho finito i medikit, quindi non è probabilmente la situazione migliore. Scendiamo qua. Qui ci dovrebbe essere il manuale di sopravvivenza. È qui o è giù? Da qualche parte. Probabilmente è qui dentro. Eccolo qua. Perfetto. Cerchiamo sti filtri nell'appartamento della dottoressa. Ok. C'è la terza parte, sì, ok. Quindi qui, diciamo, l'esperienza è giustificata se ci dà un bel po' di esperienza, perché la missione non è propriamente veloce. Vediamo quest'altro che ci aveva lasciato. Vabbè, come detto, la prendiamo, nel caso smontiamo i pezzi. Possiamo passare qui? Mi servirebbero un po' di approvvigionamenti vari. Devo andare lì sotto, non so se posso scendere di qua. Sì. Opa. Vediamo. Chiederti un favore. Sì, ma questa è un'altra missione. Alexis Kuhn è una persona importante per me e devo sapere se sta bene. Non ci parliamo da un po' e non so dove abita, ma frequentava assiduamente un gruppo di preghiera. Potresti iniziare da lì, magari sanno qualcosa. Ho caricato l'indirizzo. Radiofaro eco rilevato. Questa settimana è venuto qualcuno di nuovo? Tesoro, va sempre peggio. Ho sentito che Bill e Sandra sono malati e non si hanno notizie di Alexis da settimane. Ma proseguiamo comunque. Qui nella zona. Non ce la faccio più. È troppo duro. Almeno provaci. Siamo dei sopravvissuti. Venendo sono passata dal suo appartamento, ma non ha risposto. Magari è malata. Proprio. State, momento che qua c'è un fottio di roba. La settimana scorsa. A parte che non c'è nient'altro. Alexis, se mi. Sono Daya. Volevo sapere se pensavi di venire questa sera. Sai che siamo qui per questo, anche se hai avuto una settimana difficile. Quindi passa se puoi e chiamami anche se non vieni. Giusto per dirmi se stai bene, ok? Ciao. Dove cazzo stava sta missione che non si capisce un cazzo qua? Persone scomparse, qua ci dà 52.000, qua. Onestamente non lo so. Sta. Il problema è che mentre stai a fare una missione ne escono altre e non si capisce un cazzo se stai a fare la stessa missione, se ne stai iniziando un'altra, puttana troia. Attiva sto cazzo di eco, vediamo. I rilevamenti indicano un radiofaro eco. Attiva eco. Ok, quindi questa l'abbiamo completata, la parte 2. La famiglia di mio fratello sta per lasciare la città, tanto per essere tranquilli. C'è una parte 3. Vanno dai miei a Passaic, credo che andrò con loro e, insomma, adesso sei da sola, ma... No, no. Voglio dirti che sei la benvenuta, se vuoi unirti. Devo fare mille chilometri, però, eh. Devo sapere se stai bene. Ciao. Allora vediamo quello che c'è qua.
vede niente. Manuale è qui. Devo perlustrare sopra, però un'occhiata anche qui la darei. Sempre utile. E ok, le scale mi sa che si trovano da quest'altro lato. Andiamo su. Magari una torcia però era utile. Non si vede assolutamente niente. Ok, parte 3 completata. So che ti piacciono i Jeremy, ma questo è un po' troppo anche per te. Spero che tutto torni come prima e che tu trovi questa lettera. Okay. Sappi che non ho sofferto. Non voglio che ti tormenti. Ti penso sempre. Penso sempre alla nostra prima notte insieme in città. Non vorrei essere da nessun'altra parte. Ti amerò per sempre. Ok, vediamo il prossimo. Sta facendo fare chilometri e chilometri qua, maledizione. Ok, ci stiamo avvicinando alla zona. Il problema è che siamo in una zona di livello. Quando mi sono arruolato, 26, sapevo che era la via che mi avrebbe portato al mio destino. Sapevo che stavo accettando un fardello per tutta la vita. Qua ci disintegra. E anche quando mi sono lasciato l'esercito del nostro paese alle spalle, il mio obbligo a prestare servizio è rimasto intatto. Ed è un obbligo che io e tutti gli uomini e le donne dell'ultimo battaglione prendiamo seriamente. Porteremo a termine il lavoro. Serviremo con onore e dignità e, se necessario, combatteremo fino all'ultimo uomo. Perché è questo quello che siamo e ciò che facciamo. L'ultimo battaglione, la sicurezza su cui puoi contare. Ok, allora, abbiamo trovato il tipo, ci troviamo, come detto, in una zona non propriamente ottimale per il nostro livello, perché siamo finiti qua sopra, quindi siamo tra il livello 24 e 26. Quindi conviene ritornare un po' indietro e vedere, prima cosa, cosa abbiamo sbloccato. Vabbè, armi, niente di che, roba da smontare. Vediamo anche di qua. Abbiamo sbloccato questa qui che non è male. E la mettiamo più 5% salute per uccisione, esperienza, ci piace. E i guanti credo ci danno la stessa. Ah, però non livello 18, quindi niente di che. Va bene, andiamo a un'altra missione, va. Allora, proseguiamo con questa qui dei filtri UV. Avevamo fatto le prime due parti, quindi adesso dobbiamo andare a fare la terza. Siamo stati interrotti da quell'altra missione, ma va bene, proseguiamo con questa. Allora, ci spostiamo. Ora sono in mano nostra. Qui Sparrow 5, ci avviciniamo alla tua posizione. Finiamo il lavoro. Presumo sia questo. Una cosa che non mi piace è il fatto che quando stai facendo una missione, se passi vicino ad un'altra zona, subito ti attiva l'altra missione. E così non si capisce una sega. Trovi che stai facendo una cosa e poi... Da dove sei sbucato? Occhio. Scusa, ma ce li hai dietro le gengive. Aspetta, metto dietro l'albero. Noi gli andiamo incontro così con cattiveria. Aia. Che ci ha lasciato. Prendi l'MP7. Ok, dobbiamo difendere la zona per un minutino. Occhio. Merda, questo è tosto. Ok, accendiamo l'orecchio.
Ah, io questi sono tutti violacei, quindi. Quello ce l'ho un po' troppo. Merda. Togliti tu, cazzo, che stava a sparare amico tuo. Merda. Scusi, buon uomo. Venga fuori. Dai che le manca poco. Ok. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Ancora? Da dove arrivano? Dall'altro lato, aspetta, che mi recupero qualunque cosa abbiano lasciato qui. Per fortuna sei arrivato tu. Presto sarà tutto finito. È ora di dire addio. Aspetta, perché qua. Merda. Cazzo. Cazzo, dai. Caputtana. Queste tombe maledette. Confermato. Barro 5 sul posto, pronti all'ingaggio. Eccola. Merda. Non c'ho più munizioni, quindi devo andare di cecchino eventualmente. Merda. Che cazzo. Questo figlio di troia. Sì, lo uso come, anche come pompazza. Non di pistola. Mazza e mira del cazzo. Vabbè, ma non si capisce una beneamata sega. Guarda che bucio di culo, sto bastardo. Era questa la missione che stavo cercando di fare, non lo so. Sta di fatto che recuperiamoci un po' ste robe. C'è un po' di confusione nelle fasi più concitate. Vabbè. Allora, ci manca un bel po' di roba. Vediamo qui. Al posto della pistola possiamo mettere, sì, eventualmente anche la doppietta. Abbiamo anche una Magnum. L'MP7 è un mitra, quindi questo lo smontiamo al volo. Fa molti danni per secondo, però non è preciso per un cazzo. Siccome io già ho una mira di merda, direi di mantenere quello che abbiamo adesso. Non so se c'è qualche missione qui vicino. Ah no, siamo andati a questa missione che non era quella che dovevamo fare, quindi come vi dicevo, appunto, il problema sta nel fatto che vi seleziona le missioni strada facendo e poi non si capisce più una sega. Anche perché sta HUD è bello complicato. Adesso però dove cazzo vado che non c'ho le munizioni? Non lo so. Onestamente non saprei. Possiamo... provare ad arrangiarci un pochino. C'è una porta per entrare qui nell'ospedale o devo passare da qui? Magari ci mettiamo una pistola. Spero di trovare delle munizioni, perché ne abbiamo veramente bisogno. C'è un rapporto, ma non so come arrivarci, forse sta sopra. Portato un sacco di virus. Ok, parte 3 completata. Ci siamo intesi. Grazie 3000.
Ok, ci ha dato un bel po' di esperienza. Siamo arrivati al livello 18. Ci ha dato anche dei guanti utili. Corazza passiamo da 50 a 60 e non è male. 52 danni mitra più 4% salute. Qui avevamo del pronto soccorso, dei bonus. Va bene, mettiamoci questi qui allora. Perfetto. Allora, a questo punto direi che possiamo andare a controllare nella nostra base operativa principale. Tanto qui adesso, come detto, ci possiamo trasferire velocemente. Come avete visto, ci sono tante di quelle icone. Schermo che è diventata una caciara. Probabilmente avrò tagliuzzato qua e là tra le missioni varie ed eventuali che abbiamo fatto, ma poi appena abbiamo un equipaggiamento medio decente, magari abbiamo raggiunto un livello un po' più alto, ci facciamo... A parte che nel prossimo episodio possiamo proseguire con la missione principale, tra virgolette, quelle icone più grandi. Però vorrei comunque continuare a portarvi, non so, magari quelle degli incontri non le facciamo. Queste qui dipende un po' da voi se vi garba vederle o meno. Io onestamente non è che, a parte questa cosa che vi dicevo del cambio missione in corso che mi fa girare le balle, però per il resto non mi dispiace, perché ti dà la possibilità, cioè avendo comunque delle basi da GDR, cioè equipaggiamento, miglioramento del personaggio eccetera eccetera, è una cosa che fa piacere andare in giro a raccattare robe utili, fare missioni che possono sembrare un po' ripetitive ma ti passano di più. Vediamo cosa possiamo fare. Armi, allora, questo comunque rientra nel fucile di precisione, però livello 19, quindi per il momento nada. Abbiamo anche questo che non è male. Vabbè, ci teniamo questi. Il Vector è buono, anche questa pistola. Però anche il Vector è un mitra, quindi la precisione è quella che è. Io preferisco i fucili d'assalto, onestamente. Però questi non possiamo utilizzarli. Famo che possiamo dare qualche punticino da qualche parte. Vediamo un po'. Armeria l'abbiamo sbloccata. Questa cosa serve? Sala operazioni e armeria. L'armeria ce l'abbiamo. Sala operazioni anche, però giustamente ci mancano i 1000 punti. Questo che ci dà? È un vantaggio che aumenta gli esperienza ottenuta. Quindi questi me li tengo. L'esperienza è utile. Il gioco si fa duro, tocca ai duri. Vediamo nel dipartimento medico. Anche qui forse potevamo sbloccare quello da 1000, perché quei due li abbiamo sbloccati. Cura indicate, curate gli alleati nelle vicinanze. Ok, no, questo me lo tengo ragazzi, perché anche questo è buono, perché è il bonus che utilizziamo noi. E l'unica che è rimasta, che eventualmente possiamo attivare, è quell'altro dipartimento. Preferisco giocare sporco e sopravvivere che morire di... Andiamo qui nel dipartimento tecnologico. Fortificazioni, il battaglione deve volere la stazione a ogni costo. Qui abbiamo in realtà ancora meno punti. Generatori. Vantaggio, bibite, aumenta l'effetto delle bibite, no? Vabbè, ci manteniamo questo qua. Oppure io vedo più i vantaggi che i talenti in alcuni casi, perché i talenti che abbiamo adesso non mi dispiacciono. 100 metri, però barretta. Uccidere un nemico con un'abilità 25% di possibilità di riportare al massimo le scorte di ogni tipo di munizioni. Non è un talento malvagio. Non è solo la corrente.
Ricalibrazione, manovra evasiva. Scambio di tattiche. Io questo qua lo sbloccherei. Vai. Ok. Per me può andare. Devo dire che ci sai proprio fare, agente. Vediamo. Abilità. Ok. Diamo talenti e due talenti disponibili. Abbiamo sbloccato questi qui. Prova abilità, rifornimento munizioni, influenza la gente. Sostituisci. Aspetta, quest'altro qual era? Sì, lo sostituisco a quella là, perché le munizioni onestamente ci sono più utili. E i vantaggi, vabbè, ci ha sbloccato questo, se non sbaglio. Ci sono un po'. Va bene, allora ragazzi, a questo punto direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio di The Division. Io magari mi farò qualche altra missioncina del genere per conto mio, magari quelle degli incontri. Voi come sempre commentate, fatemi sapere la vostra, se potete condividete questi video, ci vediamo al prossimo appuntamento. Dai, un saluto a tutti da quel tale Ale.